ultimo rapporto IPCC si presenta una situazione che, seppure era già chiara dai precedenti rapporti, questa volta viene molto, molto meglio precisata. Quello che ci dice è che le conseguenze dei cambiamenti climatici che sono indotti dall'opera dell'uomo sono ormai pervasivi, interessano tutte le aree del pianeta, quindi si risentono in qualsiasi luogo, e ci dice anche una delle conclusioni più importanti dell'ultimo rapporto è che se non provvediamo rapidamente a limitare le emissioni clima alteranti, non riusciremo a raggiungere quella soglia che ci si era dati con l'accordo di Parigi di un aumento contenuto di 1,5 gradi, che sappiamo costituisce una soglia entro la quale gli effetti dei cambiamenti climatici possono essere governati e possono essere mitigati con le tecnologie di cui disponiamo. Quindi nulla di realmente nuovo dal punto di vista del richiamo alla politica, ma senz'altro valutazioni molto, molto più precise per tutte le aree geografiche. L'aerosol di cui si tratta in questo convegno è una componente importante del sistema climatico, perché ha contribuito negli scorsi decenni a limitare l'aumento della temperatura dovuto alle emissioni di gas serra. Quindi occorre maneggiare, diciamo, questa componente del sistema climatico in modo molto accurato. Oltretutto però sappiamo che l'aerosol è anche un importante inquinante atmosferico che ha degli effetti nocivi sulla salute umana, quindi ciò che viene richiesto è che le politiche di limitazione delle emissioni siano politiche che tendono nel dovuto modo conto sia degli aspetti relativi alla qualità dell'aria che a quelli relativi al clima, affinché misure che vengono messe in campo per ovviare a uno di questi due problemi non vadano ad inficiare